grande sogno la scuderia. Ho visto. Sto qua dalle 3:30. Aspetta che adesso qui non si riesce neanche a andare, perché sgomma proprio. Sì, sì. L'asfalto è caldo. Cazzo, però bisogna trovare una strada dove si riesca a farne un'accelerata, perché se no non vale la pena una macchina uguale alle altre. Perché vuoi passare tu? Non ci vuoi passare? L'ho già portata in pista? Questa qua non ci sono mai andato, penso. Anche se è quella più sportiva che ho avuto, ma non ci sono. Tutte le altre le ho buttate in pista, questa no. Sono andato con un 430 scuderia della. Proprio con un challenge stradale. Ah, challenge stradale, sì. Cioè con un challenge, non il challenge stradale, scusa, con quella del challenge 430 della. Del challenge, capito, che sì, è sì, proprio sì. Quella tutta sì, vuota, sì, una sì, macchina sì. Da corsa praticamente. Stesso motore, però 300 kg di meno perché non ha proprio niente, e con un'elettronica completamente diversa, però se vuole appena torno a casa faccio il video e glielo posso anche mandare tramite email. Se no, mi lascia, vabbè, ma tanto la sua mail. Vado a vederti sul coso, buttalo su YouTube, tanto sì, sì. Vabbè. YouTube è Umbertino 6, basta che si ricorda. Wow. Hai capito cosa fa? Eh? Hai capito come si va in giro con sta roba? Semini il panico tra la gente, chiaramente. Sì, sì. Anche i bambini, soprattutto. Spaventano tutti. Vabbè, fa un rumore allucinante sta macchina, infatti. Questa è una manovra che non so come si riesce a molto bene. È da tanto che ce l'ha? Questa qua ce l'ho da 2 anni. La modalità race le valvole si aprono? Oppure... La modalità race in realtà è un po' più pronta di acceleratore, però qua ci abbiamo solo bambini, sì, ragazzi. Sì. La modalità race è un po' più cattiva come, proprio come risposta, come tutto. Quando la metti qua sul wet, sul bagnato, in realtà diventa, sembra quasi una macchina a quattro ruote motrici, però chiaramente acceleri non fa niente. Sì, sì. Va piano. Mentre lo sport è quello dove vai sempre. Mentre il CST off non è proprio da raccomandare. Con CT normale via in realtà è molto divertente perché il controllo di stabilità c'è lo stesso, non... per cui se fai qualche minchiata te la mette un po' a posto. Però riesce a farla andare via, per cui puoi contrastrezzare, farla fare, guidarla proprio di acceleratore. Sì, sì. Con quell'altro diventa un po' troppo ingestibile. Però mi sembra che anche il race vada già bene, no? Sì, mamma mia, è un spettacolo. Bella, una macchina incredibile. Sono stato anche su una GTO 599. Bellissimo. Bellissimo. Quella fa un rumore allucinante. Sì, il rumore. Quella fa veramente il rumore, sembra un Formula 1 veramente proprio. E per cui ne ho provate veramente, siamo andati un po' dappertutto a vedere. Però andare alla fabbrica Ferrari è proprio una bella cosa. Ci dovrei andare io. Decisamente, no?
fabbrica Ferrari è proprio un bel posto per andare a vedere come fanno le macchine. A parte le belle macchine che fanno. Enzo l'ha mai provata? Enzo non l'ha mai no. provata. Quella mi piace, non c'è stato nessuno che me l'ha fatta provare. Ho provato la GTO a Fiorano, 458. Adesso dovevo andare a provare l'FF, ma non sono andato perché non potevo, però quella lì vorrei vedere com'è. È un po' particolare, ma però mi tengo questa che va bene.